Da martedì 1 febbraio, da martedì prossimo, entrano in vigore nel settore bancario nuove norme anti-Covid per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e della clientela. Ne parliamo con Lando Sileoni, segretario generale della FABI, ben arrivato. Buongiorno, grazie. Allora, avete raggiunto un adeguamento di quelle che erano norme esistenti con un accordo con l'ABI, con l'associazione bancaria, dopo 3 incontri. Ci vuole raccontare in sostanza innanzitutto l'accordo che avete raggiunto? Guardi, l'obiettivo che volevamo raggiungere e che secondo noi abbiamo raggiunto era quello di assicurare la massima tutela per la salute e per la sicurezza sia dei lavoratori ma anche della stessa clientela. Anche se i dati della pandemia ci portano verso un cauto ottimismo, siamo, come tutti sappiamo, ancora in una fase estremamente delicata del Covid, quindi era necessario trovare soluzioni specifiche e condivise proprio per gestire questo delicato momento e anche per evitare una maggiore diffusione del virus e favorire al contrario il progressivo calo dei contagi. Quindi dobbiamo, secondo noi, tornare alla normalità, ma dobbiamo farlo in sicurezza e il senso di questo accordo va proprio nell'ottica di raggiungere questi obiettivi. Come è andata la discussione? Soddisfatto dell'accordo che avete raggiunto? Abbiamo faticato un po' con ABI, ma siamo tutti insomma, abbastanza soddisfatti perché è un accordo che ha raggiunto un punto di equilibrio fra le fondamentali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori bancari e le esigenze che comunque esistono anche organizzative delle banche. Le soluzioni che abbiamo condiviso e concordato col nuovo protocollo sottoscritto con ABI giovedì garantiscono, secondo noi, la massima tutela del personale anche in termini non solo di salute ma anche della sicurezza, poi ci torniamo bene dopo, ma è una garanzia per noi anche rispetto alle possibili conseguenze legate alle attività del controllo del Green Pass. Questo è un argomento molto delicato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti fondamentali e gli aspetti professionali ed economici, no? Delle lavoratrici e dei lavoratori, perché questo vorrei essere estremamente chiaro: chi controllerà il Green Pass? Quei lavoratori che controlleranno il Green Pass non saranno in alcun modo penalizzati e saranno messi nelle condizioni di operare quotidianamente con la massima tranquillità. Questo è proprio scritto nell'accordo. A proposito di questo Green Pass, che è sempre al centro dell'attenzione, come funzionerà l'accesso alle filiali per i lavoratori e per la clientela? Allora, come tutti sappiamo, da martedì 1 febbraio il Green Pass base diventa obbligatorio, però per entrare in filiale bisognerà avere il Green Pass base, cioè quello che si ottiene anche con tampone oltre che con la vaccinazione. Deve essere chiaro, l'abbiamo detto, l'abbiamo ottenuto per iscritto, e da questo punto di vista ogni banca adotterà le sue specifiche soluzioni organizzative, le più opportune per la struttura, ma rispettando integralmente l'accordo raggiunto tra sindacati ed ABI, senza deroghe e senza fughe in avanti di nessun gruppo bancario. Quindi l'accordo prevede che la banca è tenuta a comunicare il contenuto dell'accordo che abbiamo raggiunto con ABI a tutta la clientela e contestualmente dovrà comunicare chiaramente al personale come gestire i controlli. Voglio ricordare a tutti che le filiali bancarie in Italia sono quasi 24.000 ed è per questo che il sindacato aziendale o del gruppo bancario dovrà attentamente vigilare sul rispetto di tutti gli argomenti che noi abbiamo concordato giovedì. In particolare, nelle zone arancioni e rosse fino al 28 febbraio ci sarà l'obbligo di appuntamento, una misura per la clientela, una misura che avevamo introdotto quasi 2 anni fa durante il primo lockdown. Questo riteniamo che sia un risultato importantissimo. Mentre nelle zone bianche e gialle l'ingresso in filiale sarà regolato sulla base della capienza. Che cosa significa? Che la banca dovrà esporre un'apposita comunicazione verso la clientela rispetto al numero massimo di clienti ammessi nei locali. Potrebbero esserci, purtroppo è già capitato, anche situazioni di tensione con la clientela e per questo motivo le banche, abbiamo ottenuto che le banche devono dare al personale chiarissime indicazioni per gestire ogni tipo di situazione problematica, prevedendo sempre, ripeto, sempre il coinvolgimento delle forze dell'ordine che andranno immediatamente informate per chiederne l'intervento. Anche su questo argomento, quello della sicurezza dei lavoratori, è necessario dal nostro punto di vista che tutta la clientela, anche quella talvolta intollerante,
sappia chiaramente a quello che andrà incontro in caso di violenze verbali e aggressioni fisiche o a qualunque forma di intimidazione. Lei ricorderà che proprio sono stati casi nelle prime due ondate della pandemia di lavoratori che hanno dovuto subire violenze di ogni genere, lavoratori che abbiamo sempre assistito e tutelato, abbiamo sempre coinvolto immediatamente tutte le procure e le forze dell'ordine competenti quando ci sono stati casi particolarmente intolleranti intolleranti da parte della clientela. Speriamo, Sileoni, che non ce ne sia bisogno, che il clima stia cambiando anche da questo punto di vista e non si ripetano più episodi che abbiamo visto nel vostro settore, nel settore sanitario. Ma però le vorrei chiedere anche, abbiamo parlato del Green Pass, ci saranno novità anche sui dispositivi di sicurezza, ad esempio le mascherine, che cosa prevede il nuovo accordo? Noi dobbiamo essere ottimisti e lei fa bene a dire che non ci devono, che ci auguriamo che non ci siano più episodi di intolleranza, ma recentemente, qualche giorno fa, ne abbiamo registrati più di uno e l'abbiamo già comunicato all'ABI. Per quanto riguarda la sicurezza sulla salute dei dipendenti, le banche dovranno distribuire a tutti i dipendenti mascherine FFP2 gratis e dovrà essere distribuito, come è stato fatto, già fatto, il gel disinfettante per le mani. È chiaro che abbiamo chiesto ed ottenuto un'intensificazione della sanificazione degli uffici e garantito il distanziamento. Allora, in tutto questo, Sileoni, lo smart working, che cosa prevedete per il futuro? Quanto resterà presente? Che cosa avete immaginato? Noi siamo ancora in piena fase d'emergenza, quindi dobbiamo gestire l'emergenza. Quindi, laddove possibile, abbiamo concordato con ABI di utilizzarlo al massimo proprio per garantire la piena sicurezza di tutti. Ed è anche per questa stessa ragione abbiamo prorogato l'accordo per gestire e organizzare da remoto le assemblee, per esempio, dei lavoratori. Abbiamo sospeso la programmazione della formazione in presenza perché era rischiosa e abbiamo ottenuto dalle banche di limitare al minimo indispensabile le missioni del personale. Farete anche delle verifiche e dei controlli sull'applicazione di questo accordo, lo accennava prima Sileoni. Sì, è prevista una verifica entro il mese di febbraio, quindi ci incontreremo di nuovo con ABI e con il presidente del CASL, del comitato sindacale di ABI, Salvatore Poloni, per verificare che tutte le misure concordate all'interno dell'accordo di giovedì siano state applicate. Tutto il pacchetto di misure sarà oggetto di un monitoraggio continuo. Voglio dire chiaramente ai lavoratori bancari che questa mattina, sabato, sono sicuramente collegati, di un monitoraggio continuo con riunioni fra noi e fra ABI che vedranno coinvolti anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei singoli gruppi bancari e nelle singole banche. Allora Sileoni, siccome manca davvero poco perché le nuove misure entrano in vigore martedì, il primo di febbraio, facciamo un riepilogo anche un po' schematico per ricordare ai nostri telespettatori, a chi lavora in banca ma a chi va in banca, cosa cambia in concreto. Noi abbiamo fatto un video che stiamo distribuendo a tutti i nostri iscritti e a tutti i nostri dirigenti sindacali. Diciamo che in maniera semplice 10 sono i punti più importanti. Il primo: il ripristino delle misure di prevenzione, distanziamento e disinfettante, dotazione gratis da parte delle banche delle mascherine FFP2 per tutto il personale. 2. Il ricorso al lavoro agile per evitare spostamenti e ricorso al lavoro agile in caso di quarantena precauzionale del personale. 3. Comunicazione della banca ai clienti dell'obbligo di Green Pass base. 4. Una comunicazione al personale sulle modalità di controllo a campione del Green Pass base della clientela. Il quinto punto, indicazioni chiare sulla gestione della situazione di tensione con il coinvolgimento immediato da parte delle forze dell'ordine. Il sesto punto, fino al 28 febbraio ripristino quindi dell'accesso della clientela su appuntamento in zona rossa arancione, ad eccezione dell'operazione di cassa non programmabili. Il settimo punto, accesso regolamentato in zona gialla e bianca con l'obbligo della banca di comunicare alla clientela il numero massimo di persone ammesse in filiale, chiaramente sulla base della grandezza della stessa filiale. L'ottavo punto, coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori aziendali di gruppo per la sicurezza
per il monitoraggio della situazione e dell'andamento della pandemia. Il nono punto è sospesa la formazione in presenza e saranno pochissime le missioni del personale che le banche potranno utilizzare. L'ultimo punto, il decimo, abbiamo infine prorogato l'accordo con le assemblee a distanza degli stessi lavoratori e delle stesse lavoratrici bancarie. Questa è un po' la sintesi di tutto il lavoro fatto. Come lei ha detto giustamente all'inizio, abbiamo fatto 6 incontri, abbiamo cercato di garantire al massimo le persone che noi tutti rappresentiamo e nello stesso tempo abbiamo trovato una mediazione che coinvolga positivamente anche in termini di sicurezza quelle che devono essere le esigenze anche e come dire le condizioni di tutta la clientela. Allora, era importante informare, anticipare su questi cambiamenti perché entrano in vigore davvero tra poco. C'è molta attualità, Sileoni, nel mondo bancario e abbiamo visto, noi stiamo raccontando i risultati delle banche principali, altre arriveranno la prossima settimana, quindi avrei tante altre domande da farle, però in questo weekend abbiamo deciso di concentrarci sulla anticipazione di queste nuove norme per la salute e la salvaguardia della sicurezza di chi lavora in banca e dei clienti delle banche. Ci riparleremo magari in settimana. Grazie ancora, buon lavoro e buon weekend. Alando Sileoni, segretario generale della FABI, e a tutti voi che ci avete seguito.